10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Un video così alla veloce. Mettiamo il ventilatore così sente qualcosa. Ho comprato questo Asus F552L che odio, io odio questi Asus, mi fanno proprio schifo perché aveva la tastiera in perfetto stato e un cliente che la stava cercando, per cui ho comprato il portatile a poco più del prezzo della tastiera. La tastiera speriamo che funzioni perfettamente, non abbia problemi, a occhio sembra mai usata. L'H è un po' schiacciatino, non so. Fatto sta che a prenderla ho avuto una sorpresina. Il cliente mi ha detto che era solo portato in un negozio, ma il problema della RAM saldata in errore, cioè c'erano degli errori di lettura RAM, e guardate qua che schifo. Cioè, sono stati rimossi 4 chip di qua, e 4 chip di qua, ma rimossi, ma non di merda, di più. Vi faccio vedere. Io non so quel negozio cosa pensava di fare togliendo i chip di memoria. E comunque mi hanno restituito così, quindi prima si accendeva, andava in schermata blu e dopo non si accendeva manco più. Piacerebbe sapere il nome del negozio, di una cosa del genere. Ecco qua, vi faccio vedere. Guardate qua, pezzi di stagno che non so come fanno a togliersi e andare in giro, ponti. Cioè, come fai a pensare che facendo un lavoro di merda come questo e poi accendi il PC e speri che si veda qualcosa sullo schermo? Io spero che questo condensatore fosse lì. Guarda che bestie, che bestie. Speriamo che le cose siano tutte nella loro posizione. Mi piacerebbe sapere veramente il nome di sto cavolo di negozio. Adesso glielo chiedo. Che maialata. Andiamo a togliere comunque il ponte. Dall'altro lato vi faccio anche vedere cosa il super lavoro di precisione che hanno fatto queste bestie. Mamma mia che scempio. Cioè era risolvibile in un attimo con una riflesciatura. Con una riflesciatura, ma no, qua mancano i componenti, c'erano tutti i condensatori e le bestie. Bastava fare il dump del BIOS, celata in una goccia la forza di una roccia, isolare le RAM, cioè togliere la RAM on board nel dump, riflesciarlo senza toccare nessuno di questi chip. Scaldo, no? Okay. Capre. Cioè era una cosa che avevo, boh, ho fatto il conto, rimettevo a posto la scheda madre. Ordinavo una tastiera cinese e gli rifacevo tutte le clip. Invece così mi trovo con una merda, venderò probabilmente. Non c'è altri scempi, oh mio Dio, mio Dio. Poi senza togliere la plastica, cioè vai a fondere la plastica per togliere i moduli da sotto. Non so neanche io, cioè, il computer di un cliente, cazzo. Pezzi di stagno ovunque.
Probabilmente non aveva neanche un microscopio, perché altrimenti vedevano, cazzo, c'è un corto. Chissà quali altri danni possono aver fatto. Perché? E ora vi faccio vedere l'altro lato. Sto facendo risate anche sull'altro lato. Guardate, cioè, vi rendete conto? Che cos'è sta cosa? Che cos'è sta cosa? Uno scalpello. Cioè, cosa pensavano di risolvere così? Passando un cazzo di... Vabbè. Devo chiudere. Qua wow, anche hanno perso le resistenze. Adesso proviamo a mettere una RAM, questo siamo low voltage, non vedremo niente, ve lo dico già. Però anche meno lo schermo non l'abbiano rotto. Accensione, assorbimento, si è autoacceso e non apparirà niente perché giustamente la RAM manca, salvo altri danni. Abbiamo le due lucette accese e la ventola non ha spinnato, potrebbe anche essere normale, ma adesso quindi andremo a togliere l'apron, stamparla, rimuoverne ticket, c'è scritto qualcosa, ticket 11CSN. Ah, abbiamo delle informazioni, te lo faccio vedere così magari qualcuno sa dirmi qualcosa. È stata spedita la scheda madre, è stata spedita l'assistenza. Va bene, adesso vediamo. Devo togliere la scheda madre domani. Anzi, magari vado a vedere un attimo se esiste una procedura di rimozione RAM con i jumper. Che prima per prima, se
Se ne sappiamo qualcosa, proviamo con quello. Questa vite manca, quindi hanno tolto sicuramente la ventola. Ok, c'è un botto di... Perché? C'è del silicone sulla scheda madre. Anche sotto il dissipatore. E quando ho tolto il... Che cazzo? Ma che minchia hanno fatto? Ma che cazzo? Come vedete c'è da spostare 2, 3, 4 resistenze, 3 da un lato della scheda madre e una, l'ultima, questa qui dall'altro lato. E mi chiedo, io ci ho messo un secondo a trovare sto cavolo di video, ma com'è possibile che quelli non l'abbiano guardato? Un brutto presentimento, quella di silicone e dove abbiamo la resistenza. Oh mio. Non ci credo. Forse hanno provato. Com'è possibile? La zona è quella, però non vedo segni. Con la termica. Del silicone, ma forse c'è qualche sorpresa. Noi siamo i Borg. Abbassate i vostri scudi e arrendetevi. Assimileremo le vostre peculiarità biologiche e tecnologiche alle nostre. La vostra cultura si adatterà a servir noi. La resistenza è inutile. Andiamo a controllare solo una delle pezzole per vedere. Io ho visto tutto perché stavo nella piazzola. Perché per infilare la cosa lì sotto è tutto un dissipatore. Un velo pubblico, possiamo rintracciare ignoto uno adesso, però di gatto questa manca quasi sicuro. Hanno provato e fatto una merda e poi ci hanno buttato la colla te. Secondo me questa la seconda. Allora c'è qualcosa che non quadra, perché questa doveva essere anche spostata, questa qui ne ho spostata solo una. Ci hanno spostato questa qua, hanno fatto un esperimento perché qua vedo che è stato ritoccato. Madonna. Speriamo che si siano interrotti perché gli è volato via gli è volata via la resistenza. Comunque andiamo a vedere che valore aveva. Sono scaricato la board view R2142, 10 kg,
E sappiamo che secondo il PCB sono connessi, e infatti ecco qua, abbiamo la pista in comune che si vede anche sul PCB, adesso ve la faccio vedere. Ho bloccato da un cliente per una cosa particolare, un PC, un Ryzen 3004G, che si frizza, no? Si frizza però... non c'è nessun problema, almeno si frizza. E la scheda madre, pur essendo nuova, non comprata da me, ma comprata da qualche tempo, ormai saranno 2 anni fa, ha una porta USB on board che non funziona. Anche questo dice boh, che significa? Non si sa. Com'è possibile che una delle porte, quelle frontali praticamente... Oh, quanto odio cotton fioc. Cotton schifo. Una merda. Che almeno non perde la resistenza da... Ah, ma perché qua è già vero, abbiamo anche la colla termica, sì. Abbiamo il miscuglio. Allora, speriamo che le mie dita, le mie mani a quest'ora siano un po' meno peggio del solito e andiamo a mettere la resistenza. Probabilmente ci volerà via. Un battibaleno. Oggi non è volata via in un battibaleno. Allora, e ora abbiamo la prima rimessa in posizione, che già potrebbe darci dei segni di vita, perché con nessuna resistenza poteva non andare per quello. Proviamo alla veloce. Scusate, c'è il ventilatore acceso, ma si muore. Proviamo alla veloce a vedere se abbiamo una differenza nell'alimentazione. Vorrei avere un attacco Asus di questo tipo. Per non stare a mettere qua la scheda madre, però vabbè. Vediamo. Adesso non parte più, togliamo la batteria per l'autoaccensione. E l'assorbimento è 1 watt. Vediamo se si scarica un po'. Vediamo. Teniamolo con la tastiera. Non so vedere se è cambiato l'assorbimento. Andiamo a controllare le altre resistenze. Ok, vado ad accendere. Allora, c'è qualcosa che non va. Mettendo la resistenza, quindi hanno bruciato il controller. Cosa cazzo hanno fatto? Hanno bruciato qualcosa adesso. Qualche balla, hanno bruciato qualcosa. È quello che hanno desistito. Un bravo. 19 volte. Come fa a non funzionare? 3,3 c'è. LED c'è. Non è possibile che una resistenza del cazzo così impedisca di accendersi una macchina. Proprio impossibile. Cosa cavolo hanno fatto? Non mi stupirebbe sotto il profilo le RAM con l'alimentazione. No, niente, non si accende così. Cioè con quella resistenza messa lì non si accende. Su quella resistenza che valore abbiamo. Insieme a piedi. Da questo lato abbiamo niente. Da questo lato abbiamo niente. Quanto scommettiamo che ammassa? Stacchiamo. Okay.
Linux. Cipino rispetto a massa 16 kg da un lato e 6 kg dall'altro. Sì. Non riesco a capire com'è possibile che la presenza di una resistenza, tra l'altro, di queste qua delle. Come fa? Non far partire il PC. Andiamo a vedere le altre esistenze, no? Una cosa ridicola. Era R2138, che è sempre 10 kg, che si trova qui, rispetto alle altre due che abbiamo visto qua, lassù. Bisogna spostare, non mi ricordo se... Vediamo un po', se è filmato YouTube, da R2138 a 2137. Quindi... in base al processore, dalla più lontana alla più vicina. Andiamo a vedere. Ah, sono veramente curioso di vedere che cazzo è fatto su questa scheda madre. Oh! Ma cosa cazzo? Ma perché? Perché? Non capisco. Ma anche metti che non funziona, le vai a togliere. Questo anche da 10 kg, quindi andiamo a recuperarlo su un'altra scheda madre e piazziamo anche questo. Quello che mi viene il dubbio è come mai con l'altra montata il computer non si accende. Questa è una bella domanda. Cioè poi le hanno tolte con i tweezer, per quello che ci sono quei segni, le hanno proprio scalzate via strappandole. Delle bestie. Recuperiamone un'altra 10 kg. Allora. 10 kg. Dov'è che ne ho visto? Vicino a... eccole qua, queste qua dovrebbero essere 10 fino. Quindi più vicino al processore, vediamo. Ed è messa. Sicuramente mancherà anche la terza. Andiamo a vedere. Solo chi è folle sfida le sue molle.